Allora prego i signori consiglieri di prendere posto. Chi è? Sì, ma non credo. De Ruggeri. Presente. La Polla. La Polla. Assente. Rubino. È uscita, presente. L'ho vista. Assente. Buccico. Presente. Vena. Presente. Sansone. Presente. Morelli. Presente. Toto. Casino. Presente. Bianco. Fragasso. 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 Assente. Assente. Viziello. Presente. Cotugno. Presente. D'Andrea. Presente. Antezza Carlo. Assente. Sardone. Presente. La Macchia. Presente. Tortorelli. Presente. Manicone. Presente. Sasso. Presente. L'Episcopia. Assente giustificato. Adduce. Presente. Antezza Annunziata. Presente. Scarola. Scarola assente. Jacopone Antonio. Presente. Alba. L'avevo Alba visto. Assente. Tralli. Assente. Trombetta. Presente. Montemurro. Montemurro presente. De Mola. De Mola no, assente. Vabbè, assente. Jacopone Pietro. Presente. Lionetti. Presente. Mater Domini. Presente. Bene. 3, 4, 5, 6, consigliere. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sì. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 presenti. Bene, allora nominiamo gli scrutatori, consigliere Sardone, consigliere La Macchia e consigliere Trombetta. Allora, la consigliere Cotugno, prego. Sì, grazie Presidente. No, solo diciamo, prima che iniziamo il dibattito sui punti all'ordine del giorno, volevo chiedere ai colleghi, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, intanto un minuto di silenzio in occasione del riconoscimento, così come è stato annunciato dal Presidente dell'ANCI regionale e dal Sindaco De Ruggeri, il riconoscimento di medaglia d'oro al valor civile della città di Matera dopo diciamo, un iter lunghissimo che credo sia iniziato in occasione del 60° con allora sindaco Porcari che iniziò l'iter, è stato ripreso diciamo, dalla precedente amministrazione, finalmente diciamo, è arrivato questo riconoscimento alla città di Matera. Credo che diciamo, non voglio alimentare nessun dibattito in questa occasione, ma semplicemente diciamo, ricordare le vittime di quell'eccidio con un minuto di silenzio e chiedere al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Consiglio Comunale di dedicare poi un consiglio solenne, eventualmente in occasione in cui diciamo, c'è l'ufficializzazione di questa importante occasione, un consiglio comunale solenne per diciamo, celebrare e ricordare diciamo, quell'episodio importante per la città di Matera. Io semplicemente, ecco, prima del minuto di silenzio, leggo come è stato fatto in quell'occasione i nomi di quelle persone che sono state vittime dell'eccidio: Farina Francesco, Farina Natale, Guida Eustacchio, Luisi Vincenzo, Greco Mario, Di Lecce Francesco, Tataranni Pietrantonio, Speciale Francesco, Semeraro Edmondo, Nocera Antonio, De Vitio Pietro, Raffaele Beneventi, Salvatore. No. Questo sì, questo è quello di dopo qua, giusto. Papini, Papin Raul, La Macchia Antonio, Paradiso Eustacchio, Francione Michele, Lo Perfido Francesco Paolo, Manicone Emanuele, Rutigliano Vincenzo, Beneventi Raffaele, Ziccarelli Pasquale e Francione Salvatore. Bene. Se è possibile, appunto, un minuto di silenzio. Prego, e poi signori consiglieri, grazie. Dedicare un minuto di silenzio.
Grazie. Grazie consigliere Cotugno, accolgo sicuramente questo invito, dedicheremo un'apposita seduta del Consiglio appena ci sarà la ufficializzazione di questo lietissimo comunicato. Volevo intanto fare un appello, oggi è una seduta particolare, un giorno particolare, anche devo dire un ordine del giorno che forse ci può permettere il rispetto del regolamento. Vi spiego perché da parte di tanti consiglieri mi viene chiesto di poter restringere i tempi, perché tanti di noi, credo dopo le 13, potrebbero abbandonare l'aula. Io ci tengo che l'intero ordine del giorno possa essere concluso, quindi se siamo tutti quanti d'accordo vi chiederò la cortesia di rispettare finalmente il regolamento sugli interventi, che ricordo essere ben individuato in qualche minuto. Va bene, dopodiché gli scrutatori li abbiamo nominati, passerei al primo punto all'ordine del giorno, su richiesta di convocazione del Consiglio di alcuni consiglieri, su due argomentazioni. La situazione politica amministrativa, anche alla luce delle dimissioni dell'assessore Stefano Zoccali, e l'evento del Capodanno Rai 1 a Matera. Pregherei di poter illustrare chi è che ci... Consigliere Adduce, prego.